Le note della Ciaccona di Tommaso Antonio Vitali, eseguite dal maestro Uto Ughi, hanno concluso a Palazzo Spada le celebrazioni del bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis. Alla presenza del capo dello Stato Mattarella e della presidente del Senato Casellati sono state ricordate le radici umanistiche della cultura italiana e il contributo che ad essa è venuto dalla figura di De Sanctis. E Papa